Mac P all'Annunziatella, la cerimonia per segnare che mancano 100 giorni alla fine del percorso formativo per gli allievi del 233° corso della prestigiosa scuola militare di Monte di Dio. Un simbolico passaggio della stecca, come sempre avviene, per tramandare ai più giovani le tradizioni che da sempre contraddistinguono la storia dell'istituto. Alla cerimonia, presieduta dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale di Corpo d'Armata Pietro Serini, ex allievo del corso negli anni dal 74 al 78, hanno preso parte le autorità militari e civili della regione Campania e della città metropolitana di Napoli. La strada della libertà, uno dei valori che 3 anni fa avete giurato di difendere, è tortuosa, lunga e difficile, ha detto il generale, ma vale la pena di percorrerla senza compromessi, cadendo e rialzandosi. Consegnate per l'occasione le borse di studio ad allievi ed ex allievi che hanno riportato i migliori voti scolastici nel corso dell'anno precedente. Secondo la tradizione, la manifestazione è proseguita a Palazzo Reale con il ballo delle debuttanti che ha segnato l'ingresso in società di 33 ragazze.